Domenica per noi ci sarà gara 1 dei playout, è importante sicuramente fare un reset di tutto quello che è successo durante l'anno e concentrarci solo ed esclusivamente su quello che è il campo e su quello che ci servirà a fare in questa serie per finire questa stagione il prima possibile e per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo fatto una settimana molto importante facendo degli allenamenti molto duri, molto intensi con un unico obiettivo e di questo sono molto contento. Ma Roseto, a differenza di quella che è la sua classifica, è una squadra che ha talento, è una squadra che ha molti punti nelle mani. E soprattutto è una squadra che è vero che è arrivata penultima nel loro girone, però è una squadra che nelle ultime partite e negli ultimi mesi ha giocato con molta intensità, dando un filo da torcere anche alle prime della classe dell'altro girone. Quindi non dobbiamo assolutamente pensare che stiamo giocando contro la penultima del girone est, ma dobbiamo pensare che sarà una serie difficile, molto competitiva e quindi dobbiamo essere concentrati al massimo. Io penso che le chiavi per noi, al di là delle chiavi tecniche e delle chiavi tattiche, la cosa fondamentale sia quella di stare insieme. Dopo una stagione molto difficile c'è il rischio di nervosismo, c'è il rischio di pensare a tutto quello che c'è al di fuori del campo, a qualche critica, a qualche cosa che non è andata. Io penso che la nostra forza deve essere quella di stare insieme, di fare gruppo come abbiamo fatto questa settimana e di pensare solo ed esclusivamente a quello che è il campo e a quelle che sono le cose nostre.